E pensate, c'è una coalizione in questo paese che ci piace molto e che adesso prenderà la parola. È la coalizione Stop Biocidio, perché appunto ci stanno uccidendo. La parola a Maria Russo. Compagni e compagne, io vengo da Cerra, provincia di Napoli, un luogo dove hanno costruito il più grande inceneritore d'Europa. Quelli che più conoscono come terra dei fuochi, in realtà è una terra in cui si sta combattendo una bellissima e appassionata battaglia contro il biocidio e contro gli inceneritori, né ad Acerra né altrove. L'emergenza che viviamo sui nostri territori non è solo un'emergenza ambientale, ma è anche un'emergenza di democrazia vera e propria, perché molto spesso le comunità che combattono per il diritto alla salute, per il diritto all'autodeterminazione, vedono reprimere il proprio dissenso. Il capitalismo sta sperimentando sui nostri territori il suo volto più atroce, che vede contrapporre il capitale con la vita stessa. Ed è per questo che questa vera e propria resistenza, possiamo definirla tale, deve trovare cittadinanza in un progetto politico come questo che dia voce a queste istanze. Ne è un esempio l'interrogazione parlamentare che Eleonora Forenza, Curzio Maltese e Barbara Spinelli hanno presentato per denunciare le illegalità dell'inceneritore di Acerra. E io adesso vi leggo una lettera dei compagni impegnati oggi in una grande manifestazione a Casal di Principe contro il biocidio e che vogliono rivolgere a questa piazza. Cari amici e compagni, oggi siamo impegnati nella grande marcia di Casal di Principe, una marcia nel cuore della terra dei fuochi, per gridare che dopo un anno non è cambiato assolutamente nulla. Continuano i roghi, la sanità pubblica continua ad essere smantellata, rendendo sempre più difficile curarsi nella nostra regione affetta da un impressionante aumento dei tumori. Gli agricoltori virtuosi sono stati abbandonati a loro stessi, vittime di un settore economico distrutto, di bonifiche nemmeno l'ombra. Il governo Renzi, dopo aver detto tante chiacchiere ed aver fatto tante promesse, non ha mosso un dito per la terra dei fuochi. La nostra manifestazione di oggi è una manifestazione contro il governo Renzi, in maniera chiara ed esplicita. Siamo consapevoli che solo con la partecipazione popolare e l'auto-organizzazione dei comitati è possibile costruire un futuro per la nostra martoriata terra. Nelle ultime settimane sul nostro territorio la mobilitazione è cresciuta sempre di più, dalle marce di Frattaminore e Salerno fino alla manifestazione contro gli inceneritori di Acerra e Giugliano, dai blocchi davanti all'impianto di morte dell'A2A ad Acerra alla manifestazione a Bagnoli contro lo sbrocco Italia, passando per la contestazione puntuale e determinata ad ogni visita del Ministro della Salute Lorenzin a Napoli, tanto da arrivare al punto che il Ministro ha cancellato tutti i suoi impegni pubblici in città. La marcia di oggi a Casal di Principe per noi è un punto importante, da cui ripartire costruendo ponti con le altre lotte sul territorio nazionale per la difesa della terra e della salute. Mandiamo un abbraccio alla vostra manifestazione, alla vostra piazza, a quel popolo che sentiamo essere a noi vicino nella condivisione di un orizzonte comune, in cui questo modello di sviluppo si è ribaltato completamente. Siamo certi che la nostra battaglia, le nostre lotte sono anche le vostre lotte. Per questo ci sentiamo parte della vostra manifestazione, così come voi siete parte della nostra. Coalizione Stop Biocidio.